little cabaret in a South Texas border town, set a boy and his guitar. Abbiamo da poco lasciato un attimo e ci troviamo a Louisville, la città di Muhammad Ali e altri famosi personaggi. To go and listen to the little dark-haired boy. Oltre ad essere la città natale di Abraham Lincoln. Vediamo un tram molto particolare. Well, he couldn't ride or wrangle, and he never cared to make a dime, but give him his guitar, and he'd be happy all the time, and all the girls from 9 to 90 were snapping fingers, tapping toes, and begging him don't stop, and hypnotized and fascinated by the little dark-haired boy that played the Tennessee flat-top box, and he would play. Ci troviamo di fronte alla casa di Thomas Edison, famoso inventore della lampadina, e questa è ormai divenuta una casa museo. Ci troviamo all'esterno della casa laboratorio di Thomas Edison, inventore oltre della lampadina ma anche del microfono e del grammofono. Vediamo una fontana molto particolare perché si trova sul suolo della strada ed è poi circondata da territorio che raccoglie l'acqua in questo viale che ha per punto il nome di Belvedere. Una facciata molto particolare e ci sono ancora tante sculture che sui bordi dei marciapiedi lungo il viale troviamo. Vedete la facciata molto particolare in colonnati. Louisville è anche famosa per aver creato un tipo di blues mescolato dal country, jazz e altri generi musicali, il bluegrass. Di
teniamo sempre fino a capire alcune di queste caratteristiche sculture. Questa scultura molto grande, fatta di piccoli specchi, dove c'è anche una risonanza a livello fonetico, è molto particolare. Vedete la mia figura che si scaglia in tante piccole parti, già fatto. Ci troviamo ancora al centro di Louisville e vediamo una tipica carrozzella trainata da cavalli, veramente un cavallo. Questo è il cuore della città dedicata a Muhammad Ali. Che abbiamo dovuto tenere al polso durante la visita in questo tratto di strada molto particolare, molto bello e elegante. Sentite i vari locali dove si esegue sempre musica rigorosamente dal vivo, questa forma di blues complex. Il tracciato di questa strada all'Aipi. Vietato di prendere con la telecamera, stiamo rubando queste immagini. Stiamo assistendo a una partita di football. For the show, three to get ready now. Go cat go, but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoe. Well, you can knock me down, step in my face, slander my name all over the place. Well, do anything that you wanna do, but not, honey, lay off the little shoes and don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoes. Let's go, cat! Le ragazze pompon, caratteristiche che in questo gioco sportivo sono presenti. Thing that you wanna do, honey, lay off my shoes and don't you step on my blue suede shoe. Sono sul 2-2, quindi in pareggio. Gli spettatori acclamano la squadra, ecco quale pompon, mentre seguono il rito famoso. Mentre gli spettatori applaudono. But they open my blue suede shoes.
wallets, blue, blue, blue suede shoes, blue, blue, blue suede shoes, yeah, blue, blue, blue suede shoes, baby, blue, blue, blue suede shoes. Well, you can do anything with me, hold for my blue suede shoes. Quanta passione seguono questo incontro. You keep lying when you ought to be truthing, and you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. You keep playing where you shouldn't be playing, and you keep thinking that you'll never get burned. Ha! I just found me a brand new box. Matches, yeah. And what he knows, you ain't had time. E l'incontro è terminato con la vittoria dei Black, un nome approssimativo. Ecco, vediamo che fanno il giro d'onore, escono dal campo. E con i giocatori escono anche le pompon, mentre la partita è terminata con il punteggio di 14-10 per la squadra locale. Con questo clamoroso e sonoro tipo della squadra vincitrice, vi diamo un saluto dallo stadio di Lesby. Siamo arrivati a Indianapolis e siamo proprio ai piedi di questo grattacielo. Inutile dire, famosa per la pista, il circuito famoso in tutto il mondo, dove anche il nostro Schumacher con la Ferrari avrà vinto sicuramente qualche titolo mondiale. Pretty woman, talk away.